Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non è riguardante il deck profile dell'Abyssworm, ma è un trade binder. Prima di cominciare con l'analisi, termine ormai molto noto sul mio canale, prima di cominciare con l'analisi del trade, dell'album, degli album anzi, perché ho anche quelli del mio compagno di team, volevo fare due premesse. Una, forse meno importante, è che l'Abyssworm che vedete qui è in vendita, ma se tipo devo venderlo per 20-30 euro, penso non valga la pena, cioè mi tengo il mazzo, può dire qualcosina in questo momento, qualcosina, non prende niente, dite Abyssworm non fa un cazzo, può dire qualcosina in questo momento, non dico chissà che cosa, però non ho mai fatto T1, ecco. Non è mai stato T1. E niente, questa era la prima cosa. Seconda cosa, che è molto molto importante, è che non sferisco per primo. Allora, punto primo, sono venuto a sapere che un utente che mi aveva contattato per uno scambio è un truffatore, quindi complimenti, ringrazio Nico Chaos per la segnalazione. E poi che dire più? Ho 49 referenze positive. Che sono le referenze positive? Sono uno scambio andati a buon fine e 0 negative. Non sono mai stato perditempo, ecco. E non mi venite a dire mia madre non vuole, perché è una scusa talmente vecchia, ma talmente vecchia che vabbè, lasciamo stare. E poi la maggior parte delle carte sono in vendita, quindi in vendita ecco, non voglio sembrare un morto di fame, però un po' lo sono. Non scherzo. Però diciamo che mi sta appassionando abbastanza, forse a Quill. Non ho detto che ho smesso di giocare a Yugi, sto smettendo. Però il meta attuale, Burning Abyss, lo sto ancora montando perché non ho l'altro Dante, roba varia. Voi comunque, se avete qualcosa del cerco che trovate nelle informazioni del canale, quindi 96 sulla strega, informazioni, cerco, ci sono tutte le carte di Force of Will che vabbè non interessano in questo caso, e Yu-Gi-Oh che cerco, e contattatemi se avete quello, oppure nel caso non avete nessuna scrivetemi e mi interessano queste, messaggio privato preferibilmente, mi servono queste, vedi il mio app. Per mandare un messaggio privato andate su sempre su informazioni e ci invio un messaggio. E vabbè, le carte non sono tutte mie ma anche del compagno di team. Quindi vi faccio vedere velocemente la base Abyssworm, che non so se dare. Quindi 3 ovvio. Sono 3 un tizio di questi che sarebbe Trishula infettato e il Brionac infettato, che sarebbe Bahamut, giusto? Poi questo tizio e questo tizio. Questo è l'extra deck Abyssworm. Poi 3 Thunderbird, 3 Castor, 3 Kerikeio, 3 Mandragora, i 3 gialloni, le epidemie, o anche la terza, vabbè, e la trappola dell'Evisu. Quindi detto questo, passiamo agli album. Allora, per il primo album abbiamo un po' di roba random, tipo qualcosina Fire Fist, faccio vedere molto velocemente, poi qualche cosa di Vylon, non so come si dice, tutto mint ovviamente, qua roba random, così con stella random, nessun Xyz perché il nostro ex compagno di team non ce li vuole più dare, vaffanculo. Altra roba Abyssworm in più, ecco qui, vabbè, queste le faccio vedere un po' a cacchio, vabbè, niente di che, roba così, ah vabbè, qualche sincro così. Questo è Nitro Guerriero, non so se si è visto. Questi sono ultra ultra raro, ultra 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 raro super, e vabbè, roba di Magic lì, vabbè. Ok, e questo era il primo arco. Questo è quello più sostanzioso, andiamo a vedere. 3 Stardust, 2 super e 1 ultra Lecros, Quasar non lo do, non me lo chiedete. Ma perché cazzo ce l'hai nell'album? Scusa, perché non so dove metterlo, scusate. Scusate se non ho altri album e sono povero.
altri che metto più in mezzo. Ecco qua. Poi antico drago fatato, common, ghost, secret e inoltre era lì. Ultimate, super, secret, ultra, ultra, super, secret, secret, cold, secret, secret, vabbè. Qua un po' di roba random, alcuni. Chi sei tu? Ok. Andiamo velocemente, questo è Datin, gli altri sono ultra alti. Secret, non lo do. Cazzo c'è l'album, per lo stesso motivo di prima. Vendo, 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 non scambio, vendo solo questo, così come questo. C39 MP per prezzo. Uno è ultra e l'altro secret. Beh, vediamo un po' la velocità. Non è lo zoom, sono io. Number 7, 7 secret. Arcanite, non idea. Super. La CRMS. Poi abbiamo anche l'acid, che è qui. Vendo. Queste ghost sono un altro nesso dell'arcobaleno e caos nesso elementale. E numero 85. Poi Asina Hero, fra virgolette. Digiskill. Vabbè, questo non, questi ovviamente non sono compresi. Qua Fire Fist come lo montavo. L'Arpia, un calanato con scarpe si chiama, non mi ricordo. Glow Up, questo non lo do. Questo lo vendo. Vendo MP per prezzo, faccio prezzi abbastanza buoni, credo. Raiza Ultimate pure vendo. Con questi tutti ultra. Mortali terrestri ne abbiamo anche altri, tipo la balena. Vabbè, qua è una base GB che non do, quindi non me la chiedete perché I love GB. Vabbè, qua io farò Heroid, che roba pazzesca. E se visto questo è altro. Questo gli non lo do. Base di Saster Dredge, che cazzo bisogna fare? Stessi motivi di prima, che diavolo. Questo lo do. Dyna e Thunder King. Thunder King forse lo do. Dyna no. Questo lo do tranquillamente. Ehi, il fotone. E gli Horus quando sono belli, le ultime, ultime. Che volevo dire? Deck profile del Chaos Agent dovrebbe, ecco, parliamo di agent, spunta agent. Dovrei. Vabbè, queste su carte proibite così. Vabbè, lui non è proibito, però. Dovrei caricarlo appena lo Snatch Steel. Purtroppo mi manca anche un po' l'extra deck, quindi penso di completare soltanto il main deck. Poi vabbè, ditemi voi se lo volete completo, magari ve lo dico. Deck proprio una da predoni metallici mi sembra, e altre da Dualista Fiumi, sempre ultra. Qua ne sono 4, anche se ne vede 3, super. Questi due secret common, super la Fiendish. La barriera mi sa c'è anche secret da qualche parte. Vabbè, poi roba un po' random. Ecco, un po' random. Posso cominciare questi altri. E ah, non riesco a portare. Ecco, aia. Ah, mi sono creduto.
Vabbè ragazzi, questo era tutto. Come già detto, se vi interessa qualcosa e volete sapere i prezzi, contattatemi in messaggio privato. Basta andare sul mio canale, informazioni, in via messaggio, mi scrivete cosa vi interessa e vi dico se ve la vendo o meno. Oppure se avete qualcosa proprio del cerco, scrivetelo, vediamo se scambio per carte di Yu. E prossimi video, come già detto, Deck Profile Agent, Chaos Agent, penso è venuto abbastanza bene. Poi box di Force of Will fine mese, dovremmo prendere un altro box però di Luna Scarlatta stavolta, e Castelvante delle Torri, forse qualche bustina rampa. E niente, principalmente vendo, l'ho detto, e niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video.